la pace, ma ancor prima la semplicità, come armi per vivere bene il proprio ministero sacerdotale, dice Padre Pio, ma potremmo dire anche potremmo dire, si può dire tranquillamente, la vita cristiana. E poi Padre Pio mette in guardia da un altro nemico, il rimorso, il senso di colpa, che di per sé non sono positivi. La consapevolezza del proprio errore è diversa dal senso di colpa e dal rimorso. Ma Padre Pio ci mette in guardia e quindi sentiamo lui che dice, sempre in un certo senso rivolgendosi ai sacerdoti. Guardiamoci inoltre da certi rimproveri e rimorsi contro noi stessi, Quindi rimorsi e rimproveri contro noi stessi. I quali rimproveri più delle volte ci vengono dal nemico a fine di turbare la nostra pace in Dio. Ecco il nemico che distrugge la pace in Dio. E il rimorso, il senso di colpa, è uno strumento che il demonio utilizza per farci perdere la pace in Dio. E Padre Pio continua: se tali rimproveri e rimorsi ci abbassano e ci fanno diligenti nel bene agire, senza toglierci la fiducia in Dio, teniamo per fermo che vengono da Dio, cioè la presenza è la certezza, la garanzia di un'azione proveniente da Dio è la pace e la serenità che Dio ti dà nel cuore. Il demonio non ti dà pace e serenità, ti mette subbuglio, ti mette perturbazione interiore, come dice Padre Pio. Ma, poi dice Padre Pio, se questi rimproveri e questi rimorsi ci confondono e ci rendono paurosi, diffidenti, pigri, lenti nel bene, teniamo per certo che ci vengono dal demonio e come tali cacciamoli rifugiandoci nella fiducia di Dio. Vedete che arte nella direzione spirituale il Padre Pio ha, perché era ed è un uomo e un ministro pienamente abitato dallo Spirito Santo, quindi ispirato dallo Spirito Santo. Io sono sempre più convinto di una cosa che ho ripetuto e che ripeto. Padre Pio potrebbe essere additato come uno degli esempi del nostro tempo nella arte della direzione spirituale e quindi molto sommessamente, ancora una volta, dico che bisognerebbe approfondire la possibilità di proporre alla Chiesa, lasciando libertà e l'ultimo giudizio alla Chiesa, di proporre alla Chiesa di nominare Padre Pio come dottore appunto della Chiesa, perché è eccelso in questo insegnamento e in questa arte della direzione spirituale. E finiamo con questa frase ancora di Padre Pio: così tenendoci in ogni frangente l'animo tranquillo ed in pace, faremo molto profitto nelle vie di Dio. In contrario, perduta questa pace, ogni nostro esercizio per la vita eterna riuscirà di poco o di nion frutto. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!